Caro Phil, non ti annoierò con i dettagli di quanto sia felice del tuo successo. Te lo sei meritato. Per tanti anni hai faticato ad arrivare in cima e ora finalmente ce l'hai fatta. I critici ti hanno definito un grande comico. Beh, non sarebbe potuto accadere a una persona migliore. Però devo metterti in guardia. Come sai, il musical ha le sue tentazioni. 30 o 40 splendide fanciulle dietro di te che scalciano alto, così alto da mettere di frequente in mostra parti anatomiche che in altri ambiti sono strettamente riservate all'uomo che finiranno per sposare. Phil, sta alla larga da queste trappole per maschi. Sposati se devi, ma non sposare una ballerina. Con il passare degli anni scopriresti che lo slancio della gamba si abbassa sempre più in proporzione e il petto cede proprio come quello di una ragazza che non ha mai visto un camerino in vita sua. Allora, mi chiederai, che differenza c'è? In qualità di reduce da tre musical di Broadway, posso dirti subito che le ballerine sono notoriamente viziate e insolventi. Dovunque le porti, ordinano sempre champagne e pollo alla King. Può essere molto imbarazzante se sei nell'automat. Comunque sia, se proprio devi sposarti, ti consiglio di cercare in altri ambienti. In una città grande come New York, sono certo che si trovano pantalonai, ricchi droghieri e vari altri mercanti con figlie probabilmente dotate di virtù persino più indispensabili per un grande comico miope di un talento per il calcio in alto. Però stai lontano da queste corifee. Non significa necessariamente che devi ignorarle. Ricordati che anche loro sono persone, anche se quando sono sveglie trascorrono la maggior parte del tempo a torcersi e dimenarsi. Quando arrivi a teatro, ti suggerisco di rivolgere loro un saluto cordiale, ma distaccato. Puoi anche produrti in un profondo, cortese inchino, ma non stringer loro la mano in nessuna circostanza, perché il più lieve contatto fisico può portare al disastro. Se il gruppo non è troppo numeroso, puoi informarti con sollecitudine del loro stato di salute. Se ti senti particolarmente benevolo, puoi anche prestar loro un breve resoconto sulle tue condizioni fisiche. Esauriti i convenevoli, vai rapidamente al tuo camerino. E a meno che ci sia un incendio dietro le quinte, non emergerne finché non viene il ragazzo ad avvisarti che è arrivato il momento di fare la tua entrata. Del tuo comportamento durante la tournée discuteremo in un prossimo futuro. Capirai naturalmente che una volta ad Altona, Shoe City ed altre tappe intermedie potresti trovarti a dover cambiare atteggiamento, ma a giudicare dalle recensioni, questo è un problema che per un po' di tempo non deve preoccuparti. Dunque, stai in gamba. Restaci e ricorda, l'unione fa il divorzio. Lucio. La caduta di Joseph McCarthy, leader della caccia alle streghe degli anni 50, incominciò quando un avvocato di nome Joseph Welch assunse le difese di un collega che era stato attaccato dal senatore pronunciando queste parole. Non ha forse alcun senso della decenza? Grucio, che era un liberal da sempre e detestava McCarthy, inviò a Welch tardive congratulazioni. Risultò poi che l'avvocato era un fan di Grucio e gli rispose a tono. A Joseph Wells. Caro signor Wells, quella frase immortale riportata dalla guida TV di aprile fu in effetti pronunciata dal suo corrispondente, che tra parentesi è un suo ardente ammiratore, fin dai tempi in cui la vide concedere al senatore McCarthy il permesso di impiccarsi. Ne ha un po' intimidito l'imponente elenco di legulei che compare sull'intestazione della sua lettera. Ce ne saranno almeno 40. In tutti questi anni sono stato citato in giudizio da frotte di avvocati per una quantità di reati minori, stupro, furto, malversazione, parcheggio davanti a un idrante, ma nessuno dei documenti legali recapitati a casa mia recava mai più di quattro nomi.
Come fate a tirare avanti tutti insieme nell'ufficio? Vi fidate l'uno dell'altro? Oppure ognuno di voi possiede una cassaforte personale? Numerosi come siete, non c'è il rischio che due di voi finiscano in un'aula di tribunale a patrocinare entrambe le parti in causa e se ne accorgono soltanto quando si ritrovano faccia a faccia davanti al giudice? Tenete le 24 ore in un deposito comune? Oppure ognuno sta sempre seduto sulla propria? Un giorno, se mai verrò a Boston, mi piacerebbe dare un'occhiata a questo plotone di talenti legali in azione o anche in ricreazione. No, non sono ricco. Sono tuttavia abbastanza ricco per sapere che l'inflazione sta mandando in malora tutte le mie sostanze. Spero che lei sia in buona salute e soddisfatto della squadra di rugby di Howard. Cordiali saluti. Lucio Marx. Ho scritto, nell'intestazione della sua lettera, ho notato il nome James A. Brink. Beh, perlomeno lui so chi è. Caro signor Max, lei ha completamente frainteso l'intestazione della lettera. Tutti i nomi sotto la prima riga appartengono ai nostri testimoni professionisti. Passano il tempo per la strada, vicino agli incroci, e saltano fuori all'improvviso per offrirsi come testimoni in tutti i casi di incidente automobilistico da noi trattati. Quanto alle sue domande, sono certo che fossero per la maggior parte retoriche, ma gliele elenco qui con le relative risposte. Come fate a tirare avanti tutti insieme nell'ufficio? Appoggiandoci saldamente l'uno all'altro e alle nostre segretarie. Vi fidate l'uno dell'altro completamente, tranne per il denaro, la proprietà e le donne. Ognuno di voi possiede una cassaforte personale? Sì, a parte il fatto che io sono talmente ricco da aver bisogno di due cassaforti. Non c'è il rischio che due di voi finiscano in un'aula di tribunale a patrocinare entrambe le parti in causa? Caspita, se c'è! Ogni tanto qualcuno assume la difesa di un cliente che è in causa contro il cliente di un altro socio di questo studio. E allora sono guai. Tenete le 24 ore in un deposito comune oppure ognuno sta sempre seduto sulla propria? Non mi è chiaro il senso di questa domanda. Io siedo sulle stesse cose su cui siede lei, solo che ne ricavo di più. Se mai lei venisse a Boston senza venirmi a trovare, dopo essersi spinto tanto avanti da scrivermi una lettera, farò tutto quanto è in mio potere per nuocerle. A pensarci bene, forse la cosa più nociva che potrebbe capitarle a Boston sarebbe essere visto in pubblico insieme a me, anche se un gruppo di persone assai selezionate, sparse per il paese, sembra avere di me un'opinione favorevole. Un numerosissimo e rumoroso gruppo di persone a Boston pensava e continua a pensare che per me l'impiccagione sarebbe troppo poco. Cordiali saluti, Joe Welch. Il 31 dicembre 1951, Grucio ebbe la sua seconda copertina sul Time. La prima era stata quella del 13 agosto 1932, che ritraeva lui e i suoi fratelli in Horse Feathers. Grucio non si lasciò sfuggire l'occasione per un commento. A James E. Linen, editore della rivista Time. Caro signor Linen, la fotografia sulla copertina di Time ha cambiato la mia vita, da così a così. Se prima passavo le ore a giocare a golf e a braccare le ragazze, ora inganno il tempo bighellonando intorno alla più grossa edicola di Beverly Hills e vendendo copie del numero del 31 dicembre a prezzi competitivi. Decisamente la foto di copertina non mi rende giustizia. Temo che nessun obiettivo sia mai riuscito a catturare la mia intima bellezza. Comunque i miei seguaci sono così fanatici che comprano qualsiasi cosa rassomigli anche solo remotamente al sottoscritto. Ieri, nonostante la pioggia, ho fatto $13. È una somma esentasse dal momento che rubo le copie quando il proprietario dell'edicola è a pranzo. La prego, riutilizzi presto la mia foto e la prossima volta prometto di darle la metà di tutto quello che riesco a tirar su. Cordialmente, Grucio Marx. Ho scritto, oltre a Henry James, leggo anche il St. Louis Sporting News.